Bella a tutti, siamo grandi in questo nuovo video. Quando siete il mio bellissimo screpolamento della bocca, vabbè. Delle labbra, vabbè. Comunque, cosa vi volevo dire? Che ho guardato la partita. Questa mia bella barba che mi aveva fatto ieri. E anche se pensavo di non guardarla perché domani c'è un'interrogazione, quindi è un compito pure, quindi ho detto. Però alla fine mi sono organizzato bene, quindi sono riuscito a fare tutto quanto. Già avevo registrato questo video, solo che a un certo punto mi si è spento il telefono che era scarico, per cui per tipo mi mancava un minuto, ho fatto già 2 e mezzo, quindi non puoi fare, vabbè. E niente, la partita è stata a senso unico ovviamente, ma nulla è scontato, perché l'anno scorso perdemmo con il Torino, che proprio dovevamo vincere, perdemmo 2-1, anche perché non mi ricordo chi, mi pare Dzeko sbaglia il rigore. E quindi era importante vincere, anche perché il Entella, contro cui andavamo, aveva vinto contro il Genoa, c'è cioè il capocannoniere della Serie A, e che comunque con noi, cioè con noi ha perso 3-2, quindi comunque una squadra comunque buona. E quindi Entella ha fatto una grandissima impresa. Il fatto che deve pure recuperare delle partite, 6 partite, dovrebbe essere pure prima in Serie C. Quindi voleva aspirare un'impresa, ma non ce l'avrebbe mai fatta. La Roma che tenterà l'impresa contro la Fiorentina, dovremmo farcela sempre, che non regalano cose assurde come è successo all'andata, che dove gli hanno regalato il rigore che non c'era. Per cui speriamo di passare anche lì, ma non so quando la partita comunque. Se tipo è a inizio febbraio, ma non credo. Io c'erano dei giorni che non starò a Roma, quindi lì tipo mi perderò una partita. Mentre invece la prossima settimana dobbiamo giocare col Torino. Cioè, oggi è stato in panchina. Schick mi è piaciuto, diciamo. Ho fatto 2 gol e un assist. In realtà non ho visto il secondo gol, perché ho rimesso la partita tipo quando erano 49 minuti e mezzo. Quindi ho perso quei minuti lì e loro avevano già segnato, per cui non ho potuto fare niente. E niente, quindi 4-0, poi l'ente l'aveva pure segnato, ma non ho capito bene perché. Gli hanno tolto il coso, forse per un fallo. Comunque, gli hanno tolto il corpo, poi hanno tolto un gol al Marcano che aveva fatto il 2-0 prima di quando l'abbiamo fatto poi ufficialmente, perché era in fuorigioco. Quello era giusto, e diciamo che l'Entella ci ha provato, ma ovviamente il primo tempo è stato in partita e noi abbiamo segnato dopo 25 secondi con Schick, che si è svegliato per fortuna. Dietro la bellissima bandiera della Russia. Se non hai visto i video, stanno canale, c'è una playlist vlog dell'America. Poi c'è pure questa, guardate, faccio vedere una cosa che mi hanno regalato a Natale. Olè, Gekko. Vabbè, e quindi niente, cosa dirvi. Mi è piaciuto Riccardi che è entrato. Zaniolo, vabbè, Zaniolo non ha fatto tanto. Karsdorp, che ha avuto tutte le cose, i problemi con di Francesco. Poi Juan Jesus ha avuto un problema, quindi è uscito. Purtroppo non. Cioè, purtroppo credo che col Torino dovremmo giocare, mi sa, con Fazio e Marcano, perché Manolas aveva un problema. Giandà ovviamente non è in primavera. E Manolas aveva un problema, Jesus ha avuto un problema. Quindi Marcano non ha demeritato, però ovviamente non era un testo affidabile. Cioè, non è che una squadra di Serie C, di alta serie C barra bassa serie B, può contare molto. Comunque, vabbè, Olsen ha fatto qualche parata importante. Il loro portiere mi è piaciuto molto, purtroppo non ha potuto fare niente sui gol, ma ha fatto grandi partite. Zaniolo era dell'Entella e già Monchi lo voleva prendere prima, ma poi l'aveva preso l'Inter e poi non l'abbiamo preso. Io pensavo che fosse un prodotto proprio del vivaio dell'Inter, invece no. E che dire? Fatemi sapere voi cosa ne pensate. Ringrazio per i 90 iscritti che abbiamo raggiunto oggi. Dai, ne mancano 10 e arriviamo ai 100, dai. Dai, 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 dai. Commentate, spolliciate, iscrivetevi con questo.
questo pennello che c'ho in mano. Iscrivetevi, commentate, spolliciate, seguitemi su Instagram san 2001xx3 o 03. Mi dovreste trovare, c'ho tipo 6 follower e un botto di roba seguita. Ho messo 5 e ho 5 seguaci. Quindi no, no, scusate, 5 post e 6 seguaci e tipo 70 seguiti. Quindi bella.